Buongiorno. Ciao. Sì. Ciao. Io vi direi, se Dai, state dai, una fermi, volta. lui fa un passo indietro, così almeno. Ecco. Siamo tutti, non voglio. Quando siamo tutti pronti? Fate passare il TG2. O quantomeno Allora, fate io vi racconto la vicenda, poi immagino che sia. Allora, quello che è successo è che ovviamente nel pomeriggio di ieri, nella giornata di ieri, è apparso chiaro che il tentativo di mediazione al quale abbiamo lavorato nelle ultime settimane non aveva una base politica, perché vi è stato un ulteriore rilancio da parte della maggioranza, e quindi governo e relatore abbiamo deciso di aprire la discussione in commissione su tutti gli emendamenti presentati, quindi senza arrivare subito all'accordo, ma lasciando aperta la possibilità dell'accordo fino all'ultimo minuto disponibile, che è quello della votazione del mandato relatore mercoledì alle ore 15. Durante la commissione si è verificato un ribaltamento del rapporto di forza politici, perché rispetto al catasto, che avete in mente ovviamente come fattore numerico, un deputato ha deciso di votare, diciamo, con Lega e Forza Italia, e in più la Lega, avvalendosi di una prerogativa regolamentare perfettamente legittima, ha aggiunto un componente alla Commissione Finanze. Questo ovviamente ha cambiato la situazione politica, e siccome le riforme non si fanno votando 24 a 24, non è stato questo lo spirito con cui le Commissioni Finanze un anno e mezzo fa hanno iniziato a ragionare di riforma fiscale, tant'è vero che il documento conclusivo fu votato all'unanimità. E in generale le riforme non si fanno in un clima del genere, quindi ho ritenuto necessario sospendere i lavori, avvertire Palazzo Chigi che le condizioni politiche sono mutate, e rimettere ovviamente a loro la necessità di un chiarimento politico forte sulla riforma fiscale. Io ieri, durante quelle scene che avete visto, per i quali invito a non mettere in croce i colleghi, ora quelle scene si commentano da sole, ma sono cose che possono capitare quando la tensione è elevata, quindi vi invito a non mettere in croce i colleghi che hanno comunque fatto scene che non vanno fatte nelle istituzioni. Ero soltanto un po' triste, penso si veda nel video. Ero triste perché nel pomeriggio avevo rilasciato una dichiarazione dicendo che i partiti devono scegliere se in questo paese di fisco si può parlare solo sui manifesti elettorali, oppure se si può parlare anche con decreti legislativi, leggi deleghe e atti in gazzetta ufficiale. E in quel momento ho capito che in questo paese il fisco è ancora solo una materia da campagna elettorale. È un peccato perché nel pacchetto che noi abbiamo ci sono sgravi per famiglie e imprese, ci sono riforme strutturali dall'IRAP al modo in cui gli autonomi pagano le tasse, alla codificazione. Ci sono un sacco di cose che sarebbe un peccato buttare via. Utilizzo il verbo sarebbe un peccato, non sarebbe stato, perché io personalmente, e credo tutta la maggioranza, fino all'ultimo istante sono pronti a non buttare via il lavoro di un anno e mezzo che è stato fatto, perché le commissioni finanze lavorano da un anno e mezzo, e non lo vogliamo buttare via, perché siamo convinti che in questo paese di fisco si possa parlare non solo sul manifesto elettorale, ma anche sulla gazzetta ufficiale, sulle buste paga e sui bilanci delle imprese. Il 19 è convocato una riunione a mezzogiorno della Lega proprio sulla delega fiscale. Si aspetta un ammorbidimento delle posizioni della Noi Lega? abbiamo fatto, non ricordo se 4 o 5 round di mediazioni al rialzo nei confronti delle richieste della Lega. E se guardate, la mediazione contiene le battaglie storiche del centrodestra, dall'allargamento della flat tax alla mensilizzazione del pagamento delle imposte agli autonomi, alla riforma delle sanzioni tributarie, tutte cose che la Lega ci aveva chiesto, l'IRAP sono inserite. Il più uno finale, cioè la cosa di rendere vincolanti i pareri delle commissioni finanze sui decreti legislativi, è una cosa che nella storia della Repubblica non è mai avvenuta, e non è difficile capire perché. Perché se io faccio una legge delega in cui delego il Parlamento, delego il Parlamento delega al governo entro certi criteri di delega, che, entro i quali il governo si deve muovere, poi il governo mi deve dire cosa fa, io commissione gli devo dire fai bene o fai male, se il governo decide di non conformarsi deve motivarmelo, ma se devo dare pareri vincolanti, allora che differenza c'è tra legge delega e una legge ordinaria? Quindi non è una questione politica, è una questione di, e neanche istituzionale, è una questione logica. Cioè,
non esistono legge delega. Abbiamo trovato un precedente, credo, su un decreto correttivo nel 1987 al processo penale. Ma basta ragionare per capire che non è una questione politica, è una questione logica. Le leggi delega non possono prevedere pareri vincolanti di questo tipo, perché logicamente il discorso non sta in piedi. Allora si fa una legge ordinaria, o allora si fa un decreto legge. Quindi, se questo è il tema, non so altro cosa rispondere. Ripeto, la porta rimane sempre aperta. Le mediazioni sono state fatte 4-5 volte. Se c'è da fare una sesta, io personalmente sono qua, ma su cose che abbiano un senso, perché non è che la parola politica può risolvere tutto. Se lei mi dice 2 più 2 fa 5, io dico no, ma deve considerare la politica, 5. Fa sempre 4, 2 più 2. Quindi non è che l'aggettivo politica fa diventare 2 più 2, 5. Senta, come giudica la scelta di coinvolgere i sindacati solamente questa mattina a DEF approvato? Ah, adesso parliamo del DEF, no, volevo parlare del fondo fiscale. Senta, ma non è un giusto compromesso quello dell'emendamento della Lega per non far aumentare le tasse sulla casa? Che poi non esiste nessun emendamento che aumenti le tasse sulla casa. Perché se stiamo parlando del catasto, vi invito, io credo molto nel ruolo della stampa come diciamo, baluardo della democrazia. Se voi prendete l'articolo 6,2, lettera B, si è scritto che le disposizioni sul catasto non hanno effetti fiscali, quindi non possono aumentare tasse nei SEE né niente. Questo è un fatto, non è un'opinione. Sull'altra cosa, quello che si è scritto nella legge delega come probabile possibile emendamento è che l'Italia passa a un sistema duale fiscale. Parliamoci chiaro. Tutta la gente che adesso è tassata al 43%, ad esempio quando affitta un immobile commerciale, verrà tassato flat. Questo è quello che c'è scritto. Non ci sono i numeri, quindi ovviamente non sono, perché altrimenti la legge delega avrebbe bisogno di copertura finanziaria che non ha, ma quello che c'è scritto in quell'emendamento è un'ennesima cosa che va in direzione della battaglia storica del centrodestra, cioè la flat tax sugli immobili commerciali, produttivi, alberghieri. Quindi, come dire, è forte il sospetto che in realtà queste cose servono soltanto a sabotare la riforma fiscale, proprio perché fisco è un argomento che deve rimanere sui manifesti elettorali. E quindi non deve è solo finire. Una questione di campagna elettorale, ci troviamo in campagna elettorale. Io rispetto tutte le forze di maggioranza e nonostante tutto le ringrazio per l'atteggiamento che hanno avuto anche chi mi è venuto a rovesciare il microfono addosso in questi anni, perché un anno e mezzo. Però, ripeto, è forte il sospetto che nell'avvicinarsi delle elezioni qualcuno voglia tenersi le mani libere di promettere sempre il paese di Bengodi. E quando si sta qui dentro, nel governo, nel Parlamento, bisogna bilanciare il paese di Bengodi con la realtà e la responsabilità del governo. A volte viene il sospetto che un pezzo di classe politica italiana non sia pronto a questo e preferisca soltanto confinare il fisco al manifesto elettorale. Io faccio parte di un'altra cultura di governo, ecco, onestamente. Io qualcuno meritava il cartellino rosso, secondo lei? Guardate, in passato ho fatto anch'io gesti del genere, quindi so che può capitare. Mi sono scusato. Dei due se ne è scusato solo uno finora. Ma quello che non si è scusato è una persona seria che stimo, quindi personalmente non ho problemi e non chiederò nessun provvedimento, non solleciterò nessun provvedimento disciplinare, perché sono cose che possono capitare nonostante non dovrebbero capitare. Se la Camera vuol procedere d'ufficio, ovviamente non posso evitarlo e comunque stigmatizzo questi gesti sia quando li feci io più giovane sia quando li fa qualcun altro, però onestamente sono cose che possono capitare. Ero più triste per quello che ho detto prima, cioè che questo paese sembra che le riforme fa sempre una gran fatica, ripeto, a farle, a passare dallo slogan alla responsabilità delle scelte. Il 19 non arrivate in aula? Al momento è confermato il 19 in aula. Io ho rimesso la cosa a Palazzo Chigi perché adesso le scelte spettano a loro. Si può sempre andare in aula senza mandato al relatore o si può ritirare il provvedimento. Sto elencando gli estremi. In mezzo a questi estremi c'è lo spazio, ulteriori mediazioni. Noi le abbiamo già fatte tutte. Quindi ora le mediazioni devono essere a livello del Presidente del Consiglio. Quindi il rischio è la fiducia. Io ho annullato le convocazioni perché così non si può andare avanti. Il rischio è la fiducia, quindi.
se mettere la fiducia o no è una scelta del governo, unicamente del governo, e dovete chiederlo al governo. Io ho solo segnalato che le condizioni politiche sono tali per cui così le riforme non si fanno, quindi urge un chiarimento ad alto, altissimo livello. Allora, aspetta, ieri sera erano presenti due sottosegretari, lei ha telefonato a Palazzo Chigi. Allora, con chi ha parlato a Palazzo Chigi e che tipo di reazione c'è stata? Io immagino che abbia parlato con Draghi o con Franco. Adesso, la reazione è stata di comprensione per quello che sta avvenendo e di consapevolezza che adesso la questione deve essere sciolta a Palazzo Chigi. Grazie. Grazie a tutti. Grazie.